La fabbrica di plastica è un album di 11 canzoni che inizia e finisce e che ha un senso. E, con precisione, la fabbrica di plastica è la canzone che introduce l'album, che apre l'album, un po' come la presentazione di uno show, un po' come un sipario che si apre e inizia uno show e finisce poi con il mio peggior nemico. Il pregiudizio è una brutta bestia, lo è in musica come in tutti gli altri aspetti della nostra vita. Gianluca Grignani è un artista che spesso è stato vittima di giudizi affrettati, buttati a caso senza ascoltare i suoi dischi, soprattutto quelli che nel corso del tempo hanno acquisito lo status di vero e proprio culto, come La Fabbrica di Plastica e Campi di Popcorn. Proprio in questi giorni La Fabbrica di Plastica compie 25 anni e per l'occasione viene stampato per la prima volta in vinile da Universal Music Italia. Non potevo di certo ignorare questo assist che mi consente di riportare a galla alcuni ricordi in compagnia del giornalista più esperto nell'ambito del rock italiano, ossia Federico Guglielmi, e naturalmente l'autore di questo disco clamoroso, Gianluca Grignani. Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Scopro Grignani tramite il Festival di Sanremo nel 1995. Ne riconosco da subito l'appeal e il potenziale, intuendo anche la voglia del music business di far sbocciare un nuovo Vasco Rossi, con la vaga fattezza del ribelle, però più morbido nell'approccio, idoneo al contesto e a quel momento storico. Se tu non ci sei più, e dimmi perché in questo giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso. Quello che c'è stato detto e quello che oramai si sa. E allora sai che c'è, c'è, che c'è. Pur apprezzando la sua vena melodica tutt'altro che banale, non concedo a Grignani ulteriori ascolti quando mi rendo conto che il suo disco di debutto sta sbancando e lui è spesso in televisione, anche in programmi che con la musica hanno poco a che fare. Eh sì, perché mentre esplode il fenomeno Grignani, il mio cuore è sempre rivolto al grunge, nonostante sia un movimento ormai agli sgoccioli. E c'è il trip hop nel suo momento migliore, il cantautorato deviato, la scoperta dei grandi classici, il Britpop, e anche volendo rimanere entro i nostri confini, sono già dietro alla cosiddetta scena alternativa che sta sfornando dischi incredibili. Massimo Volume, CSI, Interno 17, Alma Megretta, After Hours, Casino Royale, Blu Vertigo, Marlene Kunz, La Cruz e Ritmo Tribale, solo per citarne alcuni. Ma tutto questo è mio. C'è davvero tanto altro che preferisco come sonorità e come approccio, e i miei riferimenti da qualche anno sono Video Music, di lì a poco defunta e risorta come TMC2, Rai 3 e Il Mucchio Selvaggio. In sostanza sono questi i motivi per cui non presto particolare attenzione a Destinazione Paradiso, il disco di debutto di Grignani, che solo in Italia vende oltre 700.000 copie e più di 2 milioni saranno quelle complessive grazie all'exploit in America Latina. Recupererò solo recentemente, in previsione di un approfondimento,
dedicato a Grignani per questo canale. Un approfondimento doveroso perché quando nell'estate del 96 mi trovo davanti al videoclip della Fabbrica di Plastica, che è il primo singolo del suo nuovo disco, rimango a bocca aperta. Quello che mi stupisce non sono tanto le chitarre distorte e le movenze da rocker dei componenti della sua band, perché pur ritenendomi un vero appassionato di musica solo da 3 o 4 anni, ho già assistito alle migliori immagini del grunge, e poi, come ho detto poco fa, la nuova scena italiana mi sta entusiasmando su più fronti. A colpirmi quindi non è tanto la messa in scena, seppur notevole naturalmente, quanto piuttosto lo scarto enorme tra il suono e l'immagine che ho associato al nome di Gianluca Grignani e quello che vedo e sento in quel videoclip. Un viaggio a senso solo, senza fermate né confini. Quando mai in Italia abbiamo assistito ad una inversione di rotta così brusca all'interno del mercato discografico delle major? Piuttosto è avvenuto il contrario, con artisti che sono partiti incendiari e fieri e poi sono diventati pompieri. Dopo quel videoclip che centrifuga riferimenti all'immaginario di Arancia Meccanica, George Orwell e Kurt Cobain, capisco che la mia ostinata curiosità mi tormenterà fino a quando non avrò ascoltato tutto il resto del disco. Con tutte le lucine accese, capivo la metà di quello che capisco adesso, anzi diciamo niente rispetto adesso, adesso sono un genio confrontato con quello che capivo prima. Quindi il disco facendolo da solo e tutto quanto era talmente assurdo, talmente avanti, che pensavo che non avrei fatto questo lavoro. Però mi sono domandato, cosa vuoi fare? Vuoi non fare questo lavoro o vuoi fare quella la musica che non vuoi? E nessuno faceva musica di quel tipo in Italia, o perlomeno non lo faceva a livello commerciale, nel senso che di qualcuno che l'ha conosciuto. Quindi l'ho fatto lo stesso e adesso non me ne pento. Ricordo come fosse ieri il giorno che ho acquistato questo CD. Ricordo il mio vagare incerto all'interno del negozio di dischi. Ci sto mezz'ora prima di decidermi. Prima mi guardo tutti i CD e poi torno all'espositore di quelli italiani, alla lettera G. E lì lo vedo, lo intuisco più che altro, perché dalla copertina non si capisce niente, ma è accanto a Destinazione Paradiso e poi qualcosa si riesce a leggere sulla costolina laterale. Lo compro, non lo compro, ma che compro, dai, torno a casa e mi ascolto tutti i CD dei Pearl Jam. Mi guardo in giro, non so che fare, bastano due passi e sono fuori dal negozio. Questa visita in cerca di Grignani sarà solo un brutto ricordo e naturalmente non lo dirò mai a nessuno. E poi invece mi fiondo al bancone, spinto dall'incoscienza, come la prima volta che acquisti un test di gravidanza per la fidanzatina. Sì, volevo un CD che ho visto lì. Sì, quello. Sì, grazie. No, non serve un pacchetto, grazie, è per me. Pago, esco, mi rimetto in moto sul Bravino e torno a manetta verso casa. Sdraiato sul letto, con indosso le cuffie, godo non appena parte il riffone della Fabbrica di Plastica e già spero che il secondo brano non deluda. Quando inizia Più famoso di Gesù, sorrido sotto i baffi che non ho. Solo cielo e testa sulla luna reggono alla grande, Fanny è la quiete prima della tempesta che arriva circa a metà del sesto brano, L'allucinazione. E lì, in quegli attimi che sembrano infiniti, mi libero definitivamente di ogni dubbio ed esulto come per un gol di Baggio
ai mondiali del 94. Si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio. Trepidoso gol di Roberto Baggio. In quell'estasi mistica, improvvisamente ho la visione delle pagine del Mucchio in cui ho letto qualcosa su questo disco. Lo cerco, lo trovo, trovo anche le parole che gli ha dedicato Gianluca Picardi nella sua rubrica Fuori dal Mucchio. Picardi, chi era costui? Non è altri che Federico Guglielmi sotto pseudonimo. Quando nel 1996 dalla Universal mi invitarono ad ascoltare il nuovo album di Gianluca Grignani dicendomi che era un disco assolutamente rock, rimasi un po' perplesso, un po' dubbioso. Mi era già capitato altre volte che, sapendo che io mi occupo prevalentemente di musica rock, che mi venissero presentati appunto dei dischi con molto vaghi connotati rock. Comunque non mi feci ovviamente problemi per ascoltare e rimasi davvero impressionato, perché quest'album era sì composto da canzoni che avrebbero potuto essere arrangiate tranquillamente in altro modo, anche solo chitarra e voce, canzoni insomma melodiche, accessibilissime, ma avevano invece un sound, un'intenzione, un mondo intero espressivo che era assolutamente totalmente rock, cosa abbastanza strana appunto considerato che Gianluca era visto come un musicista per un pubblico pop, per un pubblico giovanile, anche per un pubblico di ragazzine, benché le canzoni del suo primo album fossero comunque belle canzoni. Prima di guardare da vicino come è fatta l'edizione in vinile della Fabbrica di Plastica, voglio tornare un attimo alla prima stampa del CD, confrontandola con la successiva e con Destinazione Paradiso. Già da qui, prima ancora di aprire la custodia, si intuisce il drastico cambio di rotta. Copertina di Destinazione Paradiso, il bel Grignani col suo sguardo imbronciato. E all'interno altre foto per far innamorare le teenagers e le loro mamme. Anche se controvoglia, Gianluca sta al gioco, gli hanno fatto fare un disco, fino a pochi mesi prima suonava nella pizzeria sotto casa e ora invece sta facendo l'unica cosa che gli piace e che vorrebbe portare avanti nella vita, e quindi si presta alle pose plastiche. Il fine giustifica i mezzi, o no? Allora, giustifichiamo immediatamente la sua presenza. Lui è, non bisogna solo giustificare, lui è l'artefice del mio disco, nel senso, vabbè, io ho scritto parole e musiche, lui ha fatto tutto il resto, è il guru indiano della situazione, è un padre putativo. Il titolo del tuo LP? Destinazione Paradiso. Come è nato il testo di questa canzone? È nato che volevo ammazzarmi ed è nata Destinazione Paradiso. Poi vabbè, adesso voglio dire, ho trasferito quello che sentivo in quel momento nella musica. Poi Massimo ci ha fatto di sotto un arrangiamento con la chitarra che sottolinea perfettamente quello che sentivo io in quel momento, ha fatto degli arpeggi, dei disegni perfetti, come se io ogni volta che la suona mi sembra di trovarmi in mezzo a un bosco, vedere un intreccio di alberi e così, e cantare. Se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. Cosa succede allora tra questo e questo? Beh, ricevere attenzione fa sempre piacere, ma troppa e tutta insieme può far girare la testa, soprattutto a uno schivo come Grignani, che si sente usato per far sfogare l'esuberante istinto generazionale, una definizione che tornerà spesso nei suoi ricordi e con cui l'artista milanese identifica tutte quelle belle statuine prodotte in serie per far vendere vagonate di dischi con musichette innocue. Grignani si rende conto che se non mette un freno lo faranno sempre passare per un bamboccione inconsistente. Molti firmerebbero col sangue per esserlo, non lui, che rivendica prima di tutto il suo essere artista capace di intendere e di volere. La TV mi piace guardarla, non mi piace
essere mercificato, non mi piace essere usato troppo. Grignani si impone per registrare il secondo disco come vuole, togliendo il timone dalle mani di Massimo Luca, suo scopritore nonché validissimo musicista, già collaboratore di tutti i più grandi in Italia, avendo suonato la chitarra per De André, Conte, Guccini, Alice, Battisti, Mina, Bennato e tanti altri. Per Destinazione Paradiso, Massimo Luca veste il suo nuovo pupillo di un abito sonoro impeccabile. E dall'alto delle copie vendute, Grignani pretende ed ottiene voce in capitolo anche per il confezionamento del nuovo disco e la relativa promozione, tra cui l'abolizione assoluta del playback come condizione necessaria per le sue partecipazioni in TV. Il primo disco era un disco che aveva era fatto con meno mezzi, meno possibilità. Il secondo è fatto con più mezzi, più possibilità, quindi anche la possibilità di sperimentare quello che avevo in testa anche per il primo. Il fatto che la chitarra acustica è comunque lo strumento dominante anche nel secondo, non è questo, non c'è una grande differenza. Vivono anche i miei pensieri dentro le discorsi accartocciati. Che roba è? Un pezzo di plastica gialla che sembra il risultato di una liquefazione e simboleggia la ribellione di Grignani a quella fabbrica che ha provato a plasmarlo in qualcosa che non è e che non vuole essere. Non c'è titolo, non ci sono foto e dove ci sono delle parole si leggono a malapena. E il libretto sembra un blocchetto per gli appunti di uno scappato di casa. Carta marrone, nessuno scatto, nessun ammiccamento, nessuna traccia dello sdraiatone imbambolato di questa foto. Con la seconda stampa del CD di Fabbrica di Plastica cambia la custodia, che da giallo nucleare diventa la classica trasparente. Il libretto ricalca l'effetto di plastica bruciata della prima stampa e aggiunge nome dell'artista e titolo dell'opera. All'interno le pagine sono diventate bianche, fotocopiate dal libretto precedente, e compare anche una foto. Infine, sotto il case, altra foto. Il CD è rimasto senza alcuna illustrazione. Questo, per intenderci, è quello di Destinazione Paradiso. Ecco, vi potete rendere conto già da questi dettagli dell'artwork quanto la Fabbrica di Plastica sia stato un punto di enorme rottura non solo nella discografia di Grignani, ma in quella dell'intero mercato delle major musicali italiane. Per artwork molto meno brutali di questo, altri artisti italiani e non solo sono stati considerati degli illuminati, degli avanguardisti. L'aspetto del vinile riprende quello della seconda stampa in CD, con la stessa illustrazione in copertina per nome dell'artista e titolo dell'opera. E le foto che erano contenute all'interno del libretto e sotto il case sono nella copertina interna, da questa parte e qui. Inner sleeve di cartoncino marrone con tutti i testi. Questa è l'edizione con vinile nero 180 grammi più CD. Edizione limitata e numerata a 1000 copie. Nella versione che ho io, quindi vinile e CD, quest'ultimo, oltre all'album originale rimasterizzato, contiene una versione acustica della title track e il demo di Dedicata, una canzone finora inedita su pubblicazioni ufficiali. Qualcosa nell'atmosfera non è una canzone in più, semplicemente è la ghost track dell'edizione originale, che qui viene direttamente inserita nella tracklist
per lasciare spazio alle altre due. Dal punto di vista audio, il lavoro di rimasterizzazione effettuato da Alessandro Cutolo di Elettroformati dà senso alla prima stampa in vinile, perché la scena è molto buona su tutti i campi sonori, per cui mi ritengo molto soddisfatto, visto che il master di partenza era digitale. Come vi ho già detto, l'edizione che ho io, quindi vinile nero più CD, è limitata e numerata a 1000 copie. Sono invece 500 le copie con vinile colorato e CD e 500 le copie per l'edizione con vinile nero senza CD. Come ho accennato prima di osservare da vicino la nuova edizione in vinile, la lavorazione della fabbrica di plastica è piuttosto travagliata. Pur non essendo entusiasta, l'etichetta accoglie comunque le richieste di Grignani, sperando di poter ripetere la magia dell'esordio dal punto di vista delle vendite. E le vendite ci saranno, per carità, oltre 100.000, ma saranno per lo più sull'onda dell'entusiasmo dei fan della prima ora, che quando si trovano il CD tra le mani rimangono fortemente spiazzati dalla sua nuova non immagine, visto che nella prima stampa non c'è neanche una foto, e rimangono spiazzati dalle nuove sonorità, perché in sostanza la fabbrica di plastica è un disco che non è adatto a nessuno, non è adatto alle ragazzine urlanti in subbuglio ormonale che hanno gusti più tradizionali, e non è adatto agli ascoltatori più smaliziati che hanno altri interessi, altri riferimenti, cercano il rock da altre parti e non intendono concedere il beneficio del dubbio a chi solo pochi mesi prima aveva cavalcato l'onda del successo nazional popolare. Come vi ho raccontato, io stesso, che ho sempre cercato di non dare nulla per scontato, all'inizio sono stato combattuto se acquistarlo o meno, ma alla fine accettato il rischio mi ha conquistato dal primo ascolto, e quindi sono contento di questa edizione in vinile proprio perché mi dà la possibilità di parlare di un grande disco di musica italiana, ancora oggi snobbato ingiustamente da molti. Io faccio parte di una società che si ricollega alla plastica, che è fatta di plastica, e mi va bene così, ci sono cresciuto e continuerò a crescerci, e sono contento che alla fine almeno di esserci. Però di questa plastica io la faccio di plexi, la faccio blu, la faccio mia. E alla fine neanch'io sarei capace io stesso di accettare una rivoluzione proprio per questo, però mi piacerebbe viverla. La fabbrica di plastica non fu e non è rivoluzionario dal punto di vista musicale. Non ha stabilito nuove regole o nuovi stilemi, ma è stato rivoluzionario per come è nato e per il mercato a cui si rivolgeva, vista la catalogazione del disco precedente. La fabbrica di plastica è un disco improbabile, sbagliato, se si considera la storia del music business italiano e di come Grignani fosse stato individuato e programmato per sfornare successi e far innamorare le ragazzine. La fabbrica di plastica è stata una reazione dell'artista e della persona al ruolo e all'immagine che qualcun altro aveva scelto per lui, perché a certi livelli, già negli anni 90, i dischi si fanno per essere venduti, non per dare spazio alla sperimentazione, alla voglia di cambiare le carte in tavola. E allora dobbiamo ammirare Grignani per il coraggio, la testardaggine, la lucida follia di spingere a tutti i costi verso una direzione commercialmente suicida, ma artisticamente notevole. Dobbiamo ammirarlo non solo per il principio con cui si è mosso, ma anche perché ha dimostrato a tutti che aveva ragione lui e che aveva le qualità per confezionare un gran disco. Avete capito più voi di me, perché comunque ero preoccupato, era un disco che in realtà ha la mano di compatibilità, è un disco che in realtà è sbagliato, proprio per questo è rivoluzionario. Lo dico dopo 20 anni, 25 quelli che sono. Per onor di cronaca, va detto che la fabbrica di plastica si avvale del contributo di musicisti dotatissimi che lo rende quel gran disco che è. Su questo non c'è alcun dubbio, ma è altrettanto doveroso rimarcare come sia stato pensato e voluto principalmente da Grignani, che aveva veramente tutto da perdere. Le splendide chitarre di Massimo Varini e Chico Gussoni e la sezione ritmica corposa e rotonda di Franco Cristaldi al basso e Mario Riso alla batteria con percussioni di Naco
Tutto questo impreziosisce uno splendido quadro da mettere bene in mostra, soprattutto alla luce di tutte le difficoltà incontrate per portarlo a termine. I protagonisti lo hanno ricordato più volte nel corso degli anni e lo stesso Grignani ha più volte ammesso che non era facile stargli intorno, perché facile lui non lo è mai stato. Ma le grandi opere nascono anche nei contrasti e dai contrasti. E per la Fabbrica di Plastica è andata proprio così. Un disco che non doveva esistere, così come lo ascoltiamo oggi, per tutte le difficoltà incontrate prima, durante e dopo la realizzazione, e che invece rimane una perla preziosa della nostra discografia. 25 anni dopo, La Fabbrica di Plastica rimane un bellissimo disco rock, particolare anche per quegli anni 90 del rock italiano, così ricchi ed eclettici, vari a livello di sound. Continuo a pensare che sia uno splendido disco, lo ascolto sempre con piacere, sono felicissimo di aver scritto quelle cose all'epoca e mi dispiace soltanto che Gianluca non abbia poi più voluto seguire quelle strade, limitandosi a un altro disco in quello stile, anche quello molto bello che è Campi di Popcorn. Comunque sia, un artista ovviamente ha il pieno diritto di fare le sue scelte, e già è tantissimo che abbia dato al mondo della musica italiana, alla Fabbrica di Plastica e anche Campi di Popcorn, perché no? I detrattori, a prescindere, si rifaranno sotto quando Grignani tornerà sui suoi passi dopo Campi di Popcorn, confezionando dischi di più facile digeribilità da parte del grande pubblico. Ma alla luce del rinnovato successo su larga scala, non possiamo, anzi non dobbiamo, sminuire queste due gemme di cantautorato rock che hanno l'unica colpa di appartenere ad uno che si chiama Gianluca Grignani, che è andato a Sanremo, ha svoltato grazie a quel festival e al bel faccino. Il pregiudizio è una brutta bestia che fa male non solo a chi ne è vittima, ma anche a chi l'esercita, perché in quel modo si priva del piacere della scoperta e della conoscenza in virtù di una convinzione malsana, perché basata sul nulla. La Fabbrica di Plastica merita un posto di assoluto riguardo tra i migliori dischi di rock italiano. E grazie a questa stampa possiamo finalmente apprezzarlo anche in vinile. A presto e buoni ascolti.